Ciao ragazzi, sono Ribarta. Oggi voglio farvi vedere come sostituire i cuscinetti del movimento centrale tipo BB30. Il movimento centrale di cui sto parlando è fatto in questa maniera, quindi bisogna smontare le pedivelle e estrarre i due cuscinetti all'interno. I cuscinetti sono tipo questi, così. Ci sono 5 misure diverse. Quindi prima di ordinare i cuscinetti vi consiglio di smontare i vostri per verificare le misure. L'attrezzatura che ci occorre è una chiave esagonale da 5 mm, questo tappo estrattore, che dopo metterò il link in descrizione se non lo trovate, della Shimano, un martello di gomma e del grasso antiacqua al litio. Dato che è un fai da te, non tutti possono comprare un estrattore dedicato per smontare due cuscinetti una volta all'anno, quindi ci vorrebbe il suo estrattore, che è uno di questi affari qua, ma costa tantissimo. Per smontare una volta all'anno il cuscinetto è meglio fare nel mio sistema. I cuscinetti vanno sostituiti quando sentite del rumore, quando girate i pedali, oppure quando sentite un po' di diciamo gioco tra i pedali, quello destro e quello sinistro, quindi vuol dire che il cuscinetto ha preso del gioco e quindi bisogna sostituirlo. I cuscinetti, come vedete, non hanno delle cifre esose, quindi 8-10 euro circa, 12, quindi praticamente è una manutenzione ordinaria da fare almeno una volta all'anno. Qui ho una bicicletta da corsa, vediamo come sostituirlo. La prima cosa da fare è bisogna allentare le due viti della pedivella, questa qui e questa, con una chiave esagonale da 5. Con la chiave esagonale da 5 vado a svitare le due viti di qua e di là, così. Ora col suo apposito estrattore della Shimano andiamo ad allentare e togliere il tappo di plastica, così. Ecco qua il tappo. Ora la guarnitura viene fuori semplicemente estraendola manualmente, così. Togliamo anche il suo spessore, questo anello che va qui sopra in battuta. Poi giro la bici e lavoro dall'altra parte dove c'è la guarnitura. Ora togliamo la catena dalla corona facendo questo gesto, così, e sfiliamo la guarnitura. Bene, ora bisogna togliere questo tappo di plastica. Per rimuoverlo dobbiamo picchiarlo da dentro, infilando magari anche un pennarello per non rovinare la sedia di plastica del BB30. Infiliamo così e andiamo col petto col martello. Infilo il mio pennarello all'interno dall'altra parte, così, e vado a picchiare contro l'anello esterno, un po' sopra, un po' sotto, basta pochissimo, e voilà, il tappo è uscito. Ora noi dobbiamo togliere questo cuscinetto. Facciamo la stessa maniera, utilizziamo sempre il pennarello e dall'altra parte lo picchiamo sia sopra che sotto, quindi diamo due colpetti sotto, due colpetti sopra. In questa maniera il cuscinetto viene via dritto senza rovinare nulla. Per picchiare utilizziamo sempre un martello di gomma, se possibile. E voilà. Questo è il cuscinetto smontato. Praticamente l'ho smontato da una bicicletta nuova per farvi vedere come fare lo smontaggio dei cuscinetti. Gira benissimo, non ha attrito, non fa rumore. Per verificare se il cuscinetto è ancora buono, dobbiamo mettere due dita dentro e muovere lateralmente. Se sentite del gioco, è da sostituire. Questo chiaramente non lo fa, è perché è nuovo. Invece, se sentite del rumore, tipo del raschiamento, girando in questa maniera, è da sostituire. Si vede che è entrato l'acqua all'interno delle sfere. Ora, con del grasso antiacqua, andiamo a mettere del grasso all'esterno del cuscinetto. E lo andiamo a inserire. Possiamo usare il suo tappo come estrattore per farlo entrare perfettamente all'interno. Quindi possiamo fare questa maniera, così, incastrarlo dentro e metterlo sopra. Poi con il martello di gomma andiamo a battere cercando di stare dritti.
e voilà, il cuscinetto montato. Vi consiglio di sostituire anche l'altro cuscinetto, dato che smontiamo la guarnitura. Poi, prima di montare la guarnitura, mettiamo del grasso antiacqua in questa zona qui e qua in fondo, dove praticamente si muove sul cuscinetto. Poi prendiamo la catena, lo appoggiamo così, la catena, e inseriamo la nostra guarnitura. Prendiamo la catena e la posizioniamo sulla corona più piccola, così. Ora spingiamo la guarnitura all'interno e voilà. Poi montiamo la pedivella dall'altra parte. Mettiamo del grasso anche sul tappo esterno per evitare scricchiolii e all'interno. Il grasso antiacqua serve per magari lavate la bicicletta e il cuscinetto non beve l'acqua, quindi praticamente evita che prenda la ruggine. Ora ricordiamoci l'anello di spessore e infine la nostra pedivella. Ora il tappo di plastica col suo estrattore, lo avvitiamo tutto. Per stringere bene senza esagerare oppure rischiare che faccia attrito ci vorrebbe la chiave dinamometrica. Qui sopra sul tappo dell'estrattore è indicato il newton metro, quindi praticamente quel tappo di plastica va avvitato con il newton metro e non stretto come si vuole. Praticamente adesso io ho la mano, sento quanto deve essere stretto, posso farlo manualmente, però se avete la chiave dinamometrica qui c'è la pressione di serraggio che è da 0,7 a 1,5 Nm. Poi anche le due viti della pedivella devono essere serrate sempre con un Nm, dai 12 ai 14 Nm. Quindi adesso serriamo un pochino con la chiave normale, poi se avete la possibilità utilizzate la chiave dinamometrica oppure andate manualmente senza sforzare, mi raccomando, un po' di qua e un po' di là, così, finché non sentite che la vite non si muove più. Ok, io per far bene lo utilizzo, metterò il link in descrizione se non sapete dove trovare la chiave dinamometrica. Praticamente è una chiave che serve per stringere la vite in base alla dicitura che c'è sulla pedivella. Se sulla pedivella c'è scritto 12-14 Nm, io vado a settare la chiave in base alla forza che mi occorre per stringere la vite con questo pomello. Non so se si vede, ma si regola la potenza avvitando questo pomello e qui c'è l'indicatore del newton. Prendo la mia chiave, il mio riduttore, inserisco la chiave così e vado a stringere. Ecco, vedete, la chiave non stringe più perché è arrivato il blocco, quindi più dei 12 o 14 newton come avete messo voi, la chiave non stringe più. Come avete visto non è complicato montare e sostituire i cuscinetti del BB30, basta fare attenzione a far uscire il cuscinetto dritto e non storto, perché se lo fate uscire storto praticamente si può rovinare la calotta esterna, quindi cerchiamo di far uscire piano piano senza fretta il cuscinetto dritto. Anche a inserirlo dobbiamo stare attenti a inserire piano piano che sia sempre dritto. Bene, spero di esservi stato d'aiuto anche in questo tutorial, mi raccomando iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace e mi raccomando seguitemi su Instagram e su Facebook, Bici Fai Da Te. Ciao a tutti. È notte, sono le 10, sono le 10 e un quarto, cioè lavoro anche di notte per voi, vi rendete conto? C'è mia moglie sicuramente di fuori che mi aspetta con la scopa.